le 10 di averti qua e siamo sicuri che sei ancora con me per tanto tempo. Certo. In prima linea come sempre. Le due paroline, vieni Adriana. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Adriana, io dico che è una poetessa di primo piano. Però lei è di madre lingua rumena, scrive in italiano in una maniera stupenda. Sì, infatti io penso in italiano, non penso più in rumeno quando scrivo, quando mangio, quando qualsiasi cosa faccio. Sì, in italiano. Delle cose bellissime. Grazie. Comunque pure io sono molto affezionata a te, mi hai dato l'info di andare avanti, quando sono stata male mi hai dato l'info di andare avanti. Ti ringrazio per il premio ricevuto l'anno scorso. Sì, adesso hai fatto l'altro bel libro. Sì, adesso con le immagini tratte da Mario Ceroli. Mario Ceroli, per chi non lo sapesse, è uno scultore italiano di primo livello, quello che ha fatto il cavallo di... Ce l'ho portato appena preso. E lui ci ha fatto dono negli anni scorsi, ma forse ce l'ho lì, di un suo lavoro per la copertina di un nostro libro. Quindi una nostra antologia ha avuto il piacere di poter essere stampata con in copertina un'opera di Mario Ceroli. Non ci sono problemi per questo, lo sai. Abbiamo fatto delle cose molto belle con Mario anche. Sì. Adesso ho preparato questo libro qui. Che bello, bellissimo, grazie. L'abbiamo pubblicato. Grazie. Poi lei scrive delle cose che sono anche un po'... Vogliamo leggere una? Sì, dai, guarda. La fai tu? Leggo a caso, eh? Leggi a caso. Fa delle cose... Leggo a caso, tra l'altro, insomma, Michela Adriana potrebbe essere una delle persone che invitiamo ai nostri reading, no? Assolutamente. Sì. Puoi raccontare mentre io vado a caso? Sì, che ogni mese abbiamo un appuntamento mensile dedicato alla poesia, quindi organizziamo proprio in questo spazio dei reading aperti. Bellissimo. Ovviamente a tutti i poeti che vogliono venire a leggere, o no, anche chi non ha magari... mai scritto e vuole provare a scrivere, venire a leggere il proprio testo, quindi ovviamente sono aperti a chi vuole aderire. Ogni mese scegliamo un tema, quindi io con Chiara, io propongo il tema, Chiara approva se il tema può andare. E io diciamo proposto che... solo la poesia erotica. Esatto, ed è tutto iniziato dal mio compleanno in realtà, perché abbiamo organizzato una festa dedicata alla poesia con tutti gli amici. È la luna, il tuo pianeta. Esatto, e quindi da lì è partita l'idea di fare ogni mese un incontro mensile qui con tutti i poeti. Ecco, fatti vedere. No, ma lei è che dobbiamo documentiamo. E ti ringrazio Bruno. Perché no, da questa bellissima iniziativa poi ogni mese ci incontriamo, quindi il prossimo appuntamento è il 12 febbraio e il tema che abbiamo scelto, essendo ovviamente il periodo di carnevale, è la maschera. Quindi ho anche invitato i poeti a venire, chi vuole, indossando proprio la maschera. Bravo. Ma prima del 12 febbraio c'è anche la prossima settimana, il 29. Esatto, 29 che c'è il 29 gennaio dedicato all'opera lirica, con anche quadri, quindi saranno quadri. Come si fa per partecipare? Quali sono i tempi per poter aderire? In realtà abbiamo una mega chat dove Chiara ovviamente aggiorna tutti i partecipanti, quindi chi ovviamente vuole può mettersi in contatto direttamente con Chiara, oppure potete scrivere a me e poi ovviamente diciamo ci sono gli intrecci di comunicazione. Poi ogni settimana viene realizzato comunque in base agli appuntamenti in comunicato stampa che viene diffuso ovviamente anche tramite la stampa nazionale, quindi viene diffuso ovunque, sui social, nelle testate nazionali,
e ovviamente l'importante, come dico sempre, è quello ovviamente di dare voce e spazio soprattutto ai giovani, quindi cerchiamo ovviamente di accogliere tutti, ma anche di accogliere nuove voci, quindi lo spazio per chi vuole anche provare a scrivere, a entrare in questo mondo. Le maschere possono essere anche le maschere. Adesso leggiamo qualcosa. Sì, leggiamo una cosa bellissima che ho trovato di Adriana. Alibi. Chissà com'era la terra prima dell'amore. Forse colma di anime fluttuanti, usa e getta, con la paura del tempo, che sotterrava piano i silenzi ghiacciati della luna. Una volta l'ho messa nella tasca di jeans. Si è sporcata dei miei demoni ed è andata via scivolando verso Washington come una bambina con un Kalashnikov in mano per sparare i sentimenti sprecati. Grazie. Essendo ovviamente periodo di carnevale è la maschera, quindi ho anche invitato i poeti a venire chi vuole indossando proprio la maschera. Ma prima del 12 febbraio c'è anche la prossima settimana, il 29, che c'è il 29 gennaio, dedicata all'opera lirica, con anche quadri, quindi saranno quadri e... Come si fa per partecipare? Quali sono i tempi per poter aderire? In realtà abbiamo una mega chat dove Chiara ovviamente aggiorna tutti i partecipanti, quindi chi ovviamente vuole può mettersi in contatto direttamente con Chiara, oppure potete scrivere a me e poi ovviamente diciamo ci sono gli intrecci di comunicazione. Poi ogni settimana viene realizzato comunque in base agli appuntamenti in comunicato stampa che viene diffuso ovviamente anche tramite la stampa nazionale, quindi viene diffuso ovunque, sui social, nelle testate nazionali e ovviamente l'importante, come dico sempre, è quello ovviamente di dare voce e spazio soprattutto ai giovani, quindi cerchiamo ovviamente di accogliere tutti, ma anche di accogliere nuove voci, quindi lo spazio per chi vuole anche provare a scrivere, a entrare in questo mondo. Le maschere possono essere anche le maschere. Adesso leggiamo qualcosa. Sì, leggiamo una cosa bellissima che ho trovato di Adriana. Alibi. Chissà com'era la terra prima dell'amore. Forse colma di anime fluttuanti, usa e getta, con la paura del tempo, che sotterrava piano i silenzi ghiacciati della luna. Una volta l'ho messa nella tasca di jeans. Si è sporcata dei miei demoni ed è andata via scivolando verso Washington come una bambina con un Kalashnikov in mano per sparare i sentimenti sprecati. Grazie. Io avrei anche fatto un altro amico.